Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellert Game. Siamo qui oggi su Europa Universalis 4 con l'ultima espansione, sono attive anche tutte le altre, The Cossacks comunque, alla guida di Castiglia, allo scopo di conquistare tutte le coste. Dunque, io è tantissimo che non registro, penso forse dell'episodio 25, li ho fatti praticamente tutti di fila, perché poi sono andato via e non volevo lasciare il canale vuoto. Quindi ho bisogno un attimo di fare il punto della situazione perché non mi ricordo un attimino cosa stavamo facendo. Dunque, mi ero segnato come cosa importante dichiarare guerra alla Tunisia perché abbiamo una crociata che dobbiamo dichiarare entro, anzi penso che poi scada comunque, quindi prima la dichiariamo meglio è, comunque entro il 28 ottobre 1532 almeno dichiarare la guerra. E se la dichiariamo prima rimangono tutti questi effetti buoni, perché adesso è Venezia il leader. Noi non abbiamo molte possibilità, dunque iniziamo a controllare sta roba. Noi stiamo migliorando le relazioni con il Congo e con Tlemcen. Con Tlemcen va bene, adesso capiamo se ha senso farlo con il Congo. Possiamo migliorare le relazioni con il Papa. Io volevo avere dei protettorati, di sicuro Benin, che però adesso è in guerra. E poi non lo so al Congo, sinceramente. Cioè il Congo ovviamente è molto forte, a parte che 97 a sto punto lo facciamo finire. Però tanto protettorato è difficile perché ci sono un bel po' di punti a sfavore. Mentre Benin mi sembra fosse anche ben volenteroso di fare questa cosa. Aspetta che forse non ho controllato quello giusto. Sì, era questo qua. Vabbè, faremo così. Poi volevo fare una colonia lì e una qua, così da bloccare eventuali europei troppo espansionistici. E questo che è? Ah, cliccandoli sopra abbiamo scoperto la sua capitale. Sei in guerra con chi tu? Zazu. Allora, la bandiera del Benin è di gente che si vuole molto bene, vedete la spada. Qua c'è invece l'elefante. Più bella questa dell'elefante. Vuoi diventare anche tu un protettorato? No. Perché non ci vuoi bene, però possiamo lavorare un po' anche su di lui. Volevo concentrarmi un po' sull'Africa in questi giorni. Dunque, ci sono un po' di cose che dobbiamo fare. Allora, ho visto che c'è un advisor qui morto, però tra l'altro facciamo pochissimi punti e ora stiamo facendo un'idea diplomatica. Questa è finita, no? Quasi. Quindi ci siamo a posto con le tecnologie, 30 anni, non stiamo conquistando niente, potremmo finire quella, però dobbiamo finire prima le idee diplomatiche, ok. E ci serve uno di questi, questo qua è molto bello. Prima di prenderlo però, volevo vedere, perché mi sembra che qua si possono avere degli advisor in regalo. Allora, tu dovresti darci qualcosa di diplomatico, immagino. Master of Mint che è amministrativo. Ammiraglio, no, tutta sta roba non ci interessa, questo qua l'abbiamo fatto prima. Prendo il contributo, no, i soldi ci sono, tra l'altro abbiamo dei problemi di lealtà con questi che sono anche abbastanza grossi, quindi dovrei stare attento. No, niente, con loro non possiamo fare assolutamente nulla. Possiamo lavorare un po' sugli altri. Allora, tu ci puoi dare questo qua sarebbe un teologo o un inquisitore, sono ancora advisor amministrativi ma non ci interessano. Oddio, qua ne abbiamo già uno, potrebbe essere interessante, però per adesso va bene quello che abbiamo. Comunque quegli altri due in questo momento non mi interessano molto. I nobili invece ci danno un diplomatico. Diplomatico è quello che ci serve. Perché anche questo qui è un diplomatico, giusto? Sì, quindi sarebbe questo qui scontato. Come facciamo ad averlo? Allora, bisogna avere almeno 50. E tu ora hai 38. Allora io ti faccio col diet, così sarai qua. Tra l'altro anche qua possiamo fare qualcosa. Perdiamo questa che tanto Aragona ancora allunga la questione. Facciamo una donazione, 59%, dobbiamo trovare il modo di farlo salire un cicinin. Magari possiamo conquistare Alentejo, che è di qualcuno di già. Alentejo dei borghesi, no. È un casino. Tra l'altro non mi piace molto sta cosa, nel senso, quando si conquista un posto, sarebbe interessante
eliminare tutti gli stati sociali che ci sono già presenti e poi di conseguenza assegnarli come vuoi tu. Cioè, per esempio, quando conquistiamo territori arabi, di fede musulmana, sono tutti liberi, mi pare, cioè non c'è nessuno. No, questo qua è degli Amirs, che dovrebbero essere i nobili loro, però non possono essere i nobili nostri. Invece forse con i confinanti c'è un problema, perché rimangono. Ed è un po' brutta la questione, perché se per caso, non lo so adesso, Lisbona non sarà di nessuno. Questa della nobiltà. Ecco, se dovessimo conquistare questi due, magari la nobiltà ci sale troppo di influenza, saremmo costretti a toglierli. E quindi è un po' un casino. Cioè, bisogna conquistare zone dove non ci sono estate assegnate, quindi in questo caso Lisbona e basta, e poi assegnarne una di conseguenza. Comunque, tornando qua, 48, mi sa che dobbiamo assegnarti qualcosa noi. O conquistiamo queste due. Tra l'altro, noi che missione abbiamo ora? Nessuna missione fino a dicembre. Cioè, perdon, fino a febbraio dell'anno prossimo. Vediamo un po', possiamo fare questi. Allora, come manpower, i nobili ci danno manpower, quindi potrebbe essere una buona combinazione. Dove sono le strutture? Questa. Fare questa roba qui. Allora, qua 187. Perché? Queste qua con i numeri strani, 93, sono quelle che hanno i nobili, secondo me. Sì, penso di sì. 187. Vediamo se corrisponde. Esatto. No, questa non ce l'hanno i nobili, ce l'hanno loro. Sì, forse perché il livello di autonomia è diverso anche. Allora, questa qui dà manpower 600. Se costruisco una cosa che aumenta del 50%, dovrebbe salire di 300 punti, no? Come qua era 1000, con questa qui è salita del 50%, così. Controlliamo questa cosa, allora, 1600 di manpower. Se ora noi diamo questa ai nobili, è sceso. Nonostante i nobili diano più manpower, perché dicono land manpower modifier più 50%, questo è sceso. Perché c'è l'autonomia. Quindi in realtà i nobili non sono poi così funzionali da questo punto di vista, perché avete visto che è sceso, pensavo aumentasse io. È diminuito per via dell'autonomia, che ovviamente non può essere ridotta. Vabbè, comunque sia, essendo questi ora 53, possiamo chiedergli, intanto qua 916 punti, perché possiamo chiedergli anche i punti. E anche un diplomatico, così questo ora è salito. Ecco, vediamo con questo che è salito, magari è aumentato questo. No, allora iniziamo a prenderci il diplomatico di livello 3, ma che costa di meno, quindi boom, fatto. Poi 916 possiamo salire. Io aspetterei fine anno, così possiamo salire di tecnologia e dopo gli rubiamo, visto che abbiamo tantissima loyalty. Gli rubiamo anche qualche punto. Poi possiamo fare qualche operazione qua, mi pare. Make generous donation. Ah no, le abbiamo appena fatte, niente, mi sono confuso. Poi nei commenti del video 25, mi pare, Sand mi aveva chiesto una statua, perché effettivamente bisogna dare al merito chi se lo merita. E lui aveva chiesto una statua a Baia, che è la capitale di Cacao Meravigliao, per aver suggerito il nome della nostra colonia. Adesso si legge piccolino perché è tutta storta, poi diventerà grande così, almeno spero, quindi si leggerà bene. E in suo onore, quindi, visto che non possiamo fare una statua, cambiamo il nome della capitale in Sand e la città si chiama Storm, che è il nome del nostro caro amico. Poi, per quanto riguarda le nazioni coloniali, qua ho fatto Black Bamba, che è il nome di un mio caro amico nei videogiochi. Poi, visto che siamo in questa zona, con la Bamba ci sta anche.
Invece voi datemi magari qualche suggerimento per la colonia messicana, perché mancano, devono ancora, tutte queste colonie sono in fabbricazione adesso, vedete. Tra l'altro due caffè. Però fra poco inizierà a nascere anche la colonia messicana, quindi se voi avete qualche suggerimento da darmi per il nome, sono sempre ben accetti. Ok, io volevo focussarmi un attimo qua, intanto iniziamo a far scattare l'anno, così andiamo avanti di tecnologia militare. Perfetto. Tecnologia militare a noi. Boom, abbiamo troppi punti. A sto punto facciamo questa cosa che potrebbero servirci. Irroviamo i punti, bene, è sempre in alto, quindi con i nobili ora siamo abbastanza messi bene, speriamo non ci siano eventi che facciano salire questa di troppo. Ecco, per esempio, nel 37 finisce quella cosa e quindi salirà a 78, ecco, vedete? E poi riscende di un tot nel 48 e nel 58, però dovremmo stare attenti dal 37 al 48 a gestire bene la situazione. Forse dovremmo scendere un attimino con la nobiltà. Con gli altri non possiamo fare niente, ovviamente. Potremmo far questa, ma fare salire questa qui così in alto non mi sembra proprio il caso. 70 inizia a essere davvero pericoloso. Ok, allora, dal Congo aumentiamo un attimo le relazioni con il Papa. Però la tua alleanza Papa te la sei giocata tempo fa. Iniziamo a capire qui come possiamo dichiarare guerra. Allora, io vorrei dare a Castiglia questi territori, ma lei ovviamente furbamente continua a fare claim là sopra. Allora, io ho detto che questa la voglio se è ostile, poi ho detto che li voglio tutti, quindi non dovrebbero esserci motivi. Vabbè, facciamo così per adesso, che va bene lo stesso. Motivi per il quale nessuno deve fare core qua. Tu li stai facendo? Tu dovresti aver core su tutte queste qui. E vuoi la mia provincia? Wait. Tu hai core su tutte queste, quindi queste qua le possiamo dare a te. Mentre possiamo dare ad Aragona queste qua. Ok. Poi forse è il caso di iniziare a portare via i nostri uomini da qui, perché ce ne sono un po' troppi. Automatic transport, qua dovrebbe esserci un'altra nave. No, qui dovrei avere una nave in giro. Ok, ma questa sta andando qua. Va bene, è già impegnata. Quindi abbiamo i coloni tutti occupati, sì. Beh, niente, diciamo semplicemente a questa di spostarsi qua a Melilla. Se ne dovrebbero andare via tutti. Ok, perfetto. E una volta che siete qua ci prepariamo, perché in Europa ora la situazione deve stare un attimino calma, anche perché abbiamo tregue con l'Inghilterra e Pisa. Vorrei dichiarare guerra a Savoia, ma mi sembra sia ancora alleato con gente pericolosa, quindi aspettiamo che Burgundy faccia questo lavoro per noi e la faccia fuori. Venezia ci vuole abbastanza bene. Dovremmo avere una coalizione, forse sì, forse no, 47, 47. No, sapete perché? Ho finito la guerra poco prima della fine dell'anno e praticamente è scattato subito il tic e hanno perso tutti, 3 punti, e quindi la coalizione non si è potuta formare. Molto bene. Poi tu sei al massimo, aspettiamo fine mese, così vai al massimo davvero. Questa sta... Cosa sta facendo? È impazzita. Io resto di... Fai trade. Non lo so. Era impazzita. Arabian Sea. Explore Water. Vediamo se c'è qualche missione di esplorazione. Thorn. Questa qua è una città. Rival of Rival con Brittany. Italian Ambition. No. Anche se è molto bello, eh. Però no. Fernando Po into a city, rival rival. La Fernando Po è tipo questa. È una missione un po' lunghetta. Per quanto tempo abbiamo il Colonial Enthusiasm?
perché è l'unica roba da mantenere. Colonial Enthusiasm fino al 29. No, a maggio scade, quindi non possiamo fare una cosa così lunga. Tra l'altro sta arrivando qua su. Sì, dai, che arriva. Non dovrebbero scoppiare, vero? Aggressività, le chance al mese, vediamo se cade o meno. No, facciamo qualcos'altro. Rival of Rival, o se no non facciamo niente, ci teniamo la missione libera per Colonial Enthusiasm. Facciamo questa che è abbastanza facile, dai. Rival of Rival, Brittany. Perfetto. Torna a casa da lì. Torna a casa da lì, tanto è ancora lunga la questione. Nativa Pricing in Fernando Po. Ma quanto siamo fortunati, ragazzi, quanto? Cioè, non vi sembra di essere parecchio fortunati? Vabbè, iniziamo a fare qui. Improve relation. Este è buono. Allora, qua non ci sono missioni esplorative. Puoi fare quella ancora troppo persa. Arabian Sea, Africa, Oceania. No, fai Arabian Sea, dai. Tra l'altro, prima o poi smetterei di utilizzare le Canarie e inizierai a usare qua, no? Cioè, ormai è una città a tutti gli effetti. Non ci conviene ancora metterla dentro la compagnia commerciale, perché tanto è troppo piccola. Allora, io vorrei dichiarare prima guerra al Marocco. Tu sei in guerra con qualcuno, ma stai vincendo, penso, però hai tutte le truppe occupate da questa parte, quindi potrebbe essere una guerra molto veloce. Dopodiché possiamo dichiarare guerra a quelli lì. Il nostro manpower si sta ristabilendo abbastanza bene. Come stanno i mercanti? Perché non mi ricordo mai se li ho messi dentro tutti e bene. Allora, qua uno che fa collect, qua uno che sale, qua uno che sale, gli altri? Uno qui? Ok, uno qua e uno sarà qua, vero? Esatto, sono nei posti giusti. Oh no, colonia danneggiata. Lo so. Ritornaci però, per favore, grazie. Poi, Benin, come va la questione? Benin sta cadendo di brutto. Quindi, fin tanto che è in guerra, sarà difficile fare sta cosa. Tra l'altro, siamo un po' al limite. Distanza dei confini. Opinion of Castile, meno 14. Come mai è sceso così tanto? È perché abbiamo finito di... non abbiamo aumentato più le cose. Ok, va bene. Niente, dichiarerei guerra al Marocco, ragazzi. Qua hai fatto claim, eh? No, allora aspettiamo che fai claim lì. Dichiarare guerra a questa? Vabbè, te la possiamo dare lo stesso, insomma. Possiamo dartela lo stesso. Possiamo prenderci per noi tipo Ifni? Quanto costa fare? 22. Potremmo fare un claim su Ifni e poi attaccare il Marocco. Potrebbe essere una buona idea, non so. Tra l'altro convertire questa è fattibile, penso, perché comunque è un territorio abbastanza scarsino. Questo già è un pochino più interessante. Arguin ovviamente è nostro, quindi non è un grosso problema. Potremmo prenderci questa. Sus. Cioè, facciamo claim su questo. Perfetto, il claim va e torniamo a casa dal Papa. Prepariamoci a dichiarare guerra al Marocco. Fra 9 giorni dichiariamo guerra al Marocco, ragazzi. Tanto stiamo facendo comunque un bel po' di soldi. Dai, vediamo di costruire qualcosa. Allora, manpower 600. Qua sono tutti un po' scarsini, 400 ma porto, vediamo se possiamo fare qualcos'altro che preferisco, piuttosto che il manpower. Ah, Murcia, non è male, dai. Poi, Land Force Limit, questo qua possiamo farlo nei territori dove non ci frega niente, tipo qua. E basta. Questo qui. Fabbrica di armi.
Cos'è che serve per fare fabbrica di armi? Chopper Iron. E mi sa che non abbiamo nessuna di queste risorse. Ah no, sì, a Toledo. Però costa troppo? Sì, costa troppo. Potremmo farla a Toledo, magari non facciamo questa. Neanche questa. E possiamo fare questa qui. Che aumenta il local good produce di un bel po'. Allora facciamo questa qui a Toledo o facciamo queste? Forse è più importante fare... Questa qua ovviamente alla manca, non possiamo farla. È più importante fare queste e potremmo focalizzarci... Non si riesce più a parlare. Sui nostri staterelli in Africa dove non ci frega niente, magari qua e posti così. Così aumenta un attimino il numero di soldati che possiamo avere e il nostro esercito è un attimino più forte. Ok ragazzi, dai, dichiariamo guerra a questi senza perdere altro tempo. Non possiamo, dobbiamo aspettare lì. Declare War, conquistiamo Marrakesh, che penso sia quella più importante. Ah, i Mamelucchi non vengono. Allora dichiariamo immediatamente guerra. Ma senza neanche pensarci un momento. Perfetto. Allora andiamo direttamente a Marrakesh. Diciamo a lui che ha questi obiettivi. Tlemcen. Tlemcen. Non l'avevo neanche controllato questa cosa. Tlemcen. Poi. Tlemcen. E boh, vediamo se Aragona viene a darci una mano. Diciamo anche a Napoli di venire. Napoli, Napoli, Napoli. E gli altri potete fare quello che volete. Allora, visto che la guerra è abbastanza semplice, io direi anche ai nostri amici di fare gli aggressivi. Aspetta. No. Ce li siamo beccati. Oddio, manca già un pezzo di grafica, ragazzi, ma... Sto registrando da 22 minuti. Cioè, non è possibile. Com'è il nostro generale che non mi ricordo? È buono? È un... Beh, dai, 2-2-1, insomma. Minga trop. Vediamo se abbiamo qualche altra roba. Che cosa è successo? Uprising ancora. Qui così. Tra l'altro qua cos'è che producono? Sale e schiavi. Va bene così. Va bene così, marketplace, marketplace, marketplace. Ma cos'è sta storia? Ah, non li ho costruiti io, ok. Li avrò costruiti qualcun altro. Quanti uomini abbiamo perso? 2000. Vai, Ragona, falli fuori. Allora, qua possiamo fare una bella cosa. Lasciamoci sopra i cannoni e un po' di fanteria. Perfetto, pigliamo il resto e lo possiamo spostare. Non dovreste avere altri forti. Tra l'altro, qua sostituiamo qualcosa con i forti, tipo questa. No, questa mi piace. Questa qui dei good produce con i forti. Dovrebbero esserci la mappa dei forti. Vediamo se la troviamo. È questa qua. I forti nemici sono Marrakesh, che tra l'altro è pure la capitale. Quindi caduta quella è proprio una cavolata. Anzi, facciamo che fanno tutto gli altri. Noi recuperiamo manpower perché poi ci dovremo dedicare agli ottomani e non sarà facile. Non sarà affatto facile. Tu sei spento, vero? Ok, così spendiamo un po' meno soldi. Qua abbiamo navi pesanti, eccetera. Vai lì e vai in mothball. Così facciamo ancora più soldi. 21 al turno, ragazzi, è tanto. Napoli è venuta qua a farci morire. Proprio genietto. Appena cade Marrakesh, la guerra è praticamente finita. Ok, possiamo fare una nuova idea, che è questa. Diplomatic Annexation Cost, che è esattamente il motivo per il quale ho fatto influenza.
Oddio, sono belle anche le altre, eh? Tipo questa qua è molto interessante, ci servirà per le prossime guerre italiane. E vi dicendo anche il resto. Colonial Enthusiasm dovrebbe essere finito, infatti è finito. Facciamo così. Questa è già stata aggiunta, sì. Possiamo farne un altro? Qua no, perché? Ma mi sa che costa troppo, 210, no? Cos'è che costa così poco? Il marketplace. Vediamo se possiamo fare il marketplace da qualche parte interessante. No, niente, qua l'abbiamo già fatto su tutti gli stati che ci interessano un po' di più. Sì, non ha senso stare a farne altri. Poi il dock. Questo qua potrebbe essere interessante, averne un paio. Potremmo farlo qua. Ok. Adesso che abbiamo finalmente i soldi possiamo conquistarci qualcosa. Beh, praticamente manca Marrakesh e la guerra è già finita. Il Baden, no, Bremen è diventato protestante. Qua Aragona ha portato tutte le sue truppe. Addirittura è sceso anche Nester. Non me l'aspettavo. Il Marocco si è ripreso qualcosa. Sì, dai, combattetela voi. Sto già facendo qua. Questo qui, tra l'altro, sta scendendo il manpower, non è possibile che ne stiamo consumando così tanto per fare sto assedio. Non ci posso credere. Allora, vieni qua, ho fatto una cacchiata di quelle colossali. Ho tolto i cannoni, pensavo di averli lasciati, ragazzi. E vabbè, gli errori che capitano. Andiamoci sui cannoni che magari finisce un mese prima. Qua si stanno facendo fregare tutto il Marocco. La guerra non la voglio fare io, la facciate voi. Ah, perdo uno di ferocità, però uprising va bene lo stesso. Un'idea che sarà questa, immagino. Global Trade Power, grazie. E abbiamo finito pure questa, quindi possiamo dichiarare guerra a caso in Africa. Ok, va bene, allora qua pigliamo i cannoni. E il generale è che ha uno di siege, quindi pigliamo il generale e vai lì. Abbiamo casus belli contro tutto il mondo. Perfetto, 70%, qua il prossimo mese cade, sicuro. E penso che per il Marocco sarà un po' una brutta notizia questa, visto che se ce lo permette, vediamo se c'è la possibilità. Quanto costi in totale? Qua che si vede. 122%. Quindi non possiamo ancora conquistarti del tutto, magari ti lasciamo qualche roba qui. Internal conflict in Mosca? Porca, guardate la Crimea e Kazan e Perm e Novgorod in guerra con tutti? Sì, in guerra con tutti, e sta anche perdendo, immagino. È in tre guerre contemporaneamente. Ottimo. Ok, allora abbiamo finito il claim lì. Possiamo fare improve relation qua, che potevamo rimandarlo subito. Francia. Lavoriamo un po' sulla Francia. Per adesso siamo ancora amici. Ok, 100% di guerra. Diamo tutta sta roba, e ovviamente adesso non ne ha più nessuno. Torna a casa dalla Francia. Ah, sto facendo un po' di erroracci da nabbo. Dai che facciamo la pace, concludiamo l'episodio. Prossimo episodio molto... No, di sicuro dichiariamo guerra a Tunisi. Devo prendere coraggio. Allora, Ifni e questi qua me lo prendo io. Queste dove c'hai il claim, te le do a te. Tlemcen, Tlemcen. Tra l'altro Tlemcen sta diventando davvero grosso, però almeno paghiamo di meno. Poi sus, questi qui no, qui non c'hai il core, però vabbè, questo qua ovviamente te la diamo lo stesso. Torna a casa 9 giorni, da Parigi a Madrid 9 giorni, anzi non è Madrid, è Toledo. Allora possiamo prendere delle robe pagando, abbiamo i soldi, perfetto. I punti sono la cosa più importante in questo gioco, i soldi sono un di più. Ok,
Allora, questo. 102, perfetto. Allora, non ti do quello che non ha il claim, facciamo così. Soldi. Così paghiamo 33 per quale motivo? Urca, costa così tanto. Allora, facciamo che togliamo IFNI. Pegli sus. Togliamo i soldi, 60. Costa, eh? 54. No, allora facciamo solo così, dai. Prendiamo IFNI che non costa un cavolo. 16 ducati e war reparation. Perfetto, quindi il Marocco rimane con solo 2. E va benissimo così. Black Bamba più 10% Liberty Desire. Che cacchio. Vabbè, abbiamo fatto sta roba, poi We gain conquest casus belli against Marocco. Ah no, l'abbiamo perso ovviamente, certo, abbiamo conquistato. Colonial Assembly is happened. Qui. Così. Perché non possiamo? Non abbiamo i punti. E fai così. E così. Possiamo convertirle tutte e due? Sì, queste due possiamo, perfetto. Perfetto. Possiamo camminarci avanti e indietro senza problemi, però c'è una rivolta pazzesca. Come mai così alta? Intolerance? Vabbè, dai, cercheremo di metterla a posto nel prossimo episodio. Adesso vedete che Tlemcen è diventato davvero gigantesco. Però ci vuole ancora bene. Per poco. Perfetto. Poi magari possiamo dargli qualche altro territorio, non lo so. Qua tra l'altro dovrebbe costare poco fare claim e core perché sono colonie. Esatto, meno 50% di lì. Poi però c'è più 50% perché sono berberi, vabbè. Riduciamo la war exhaustion, aspettiamo che scenda. E poi vediamo un attimo cosa fare. Siamo all'11% di over extension. Qua bisogna fermare il Portogallo perché sta andando avanti come un treno. Tra l'altro è molto interessante che ho trovato Tropical Goods. Bene, bene. Queste te le possiamo rubare tutte agevolmente. E penso che sarà anche quello che faremo. Benin si è preso questa. Quindi l'ha rubata a quest'altro. Però è ancora in guerra. Ma sembra che la stia rivincendo perché qua è sotto il controllo di un forte che è della capitale che la sta riconquistando e vedo che questi territori sono occupati. Quindi probabilmente riusciamo a conquistarci Benin. Questo qua prima che muore vai lì. Perfetto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di scrivermi nei commenti che nome dare alla colonia messicana. E giusto, non ve l'ho poi detto, sto facendo un po' degli esperimenti grafici anche sulla voce e per capire un attimo se posso abbassare un attimo il peso dei video, quindi magari in un futuro anche caricarne di più o più facilmente senza perdere troppo la qualità. Quindi ditemi anche se avete notato qualche differenza magari sgradevole, che non vi è piaciuto qualcosa o altro. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.